Guardando a grandi linee come verrà svolta la procedura di evacuazione che inizierà intorno alle 6 del mattino, se abbiamo sì. capito bene. Noi saremo già pronti dalle 5 e mezza del mattino per fare il censimento e l'accredito delle persone che usciranno dalle case. Dopodiché dalle 6 fino alle 7 ci saranno i bus navetta che porteranno nei vari centri d'accoglienza a cui ogni famiglia verrà comunicato dove devono andare. Dopodiché dalle 7 in poi avverrà tutta l'operazione di controllo di avvenuta evacuazione. I residenti saranno costretti a restare fuori di casa almeno si stima fino alle 22. A quel punto lì che cosa succederà una volta che ci sarà il via libera per ritornare? Nel momento in cui ci sarà il via libera noi abbiamo raccolto tutti i numeri di telefono di questi nuclei familiari che abbiamo intervistato, manderemo un sms, faremo una comunicazione nei centri d'accoglienza, comunque penso che la comunicazione di rientro penso che sarà una di quelle informazioni che sarà veicolata molto velocemente, quindi saranno comunque fatti un comunicato stampa nei social media, daremo ampia diffusione per poter dare la possibilità a queste persone di rientrare velocemente a casa. Ultima cosa, ci sarà qualcuno che verrà già fatto evacuare nel pomeriggio di giovedì perché sono persone considerate popolazione a rischio? Abbiamo preso come decisione quella di trattare in maniera particolare tutta una serie di categorie di persone, dagli over 75 alle donne incinte, a quelli che hanno inabilità temporanee o problemi di salute. Queste persone verranno alloggiate, se lo richiederanno, verranno alloggiate negli alberghi a partire da domani pomeriggio. Dalle 2 in poi ci sarà questo trasporto dove a porta contatteremo queste persone, andremo proprio nei loro civici che siamo pronti per portarli in albergo. Si è trattato di un'operazione complessa, è stato necessario ascoltare molti cittadini e intercettare le loro esigenze, ma qualcuno ancora fra porta a porta e centri d'ascolto non l'avete ancora intercettato, parlava prima di un 30%, questi cittadini come possono ancora farvi presente le loro esigenze logistiche? Allora, i point saranno aperti fino all'ultimo giorno, quindi nei 3 point che abbiamo allestito nel Campasso, in via Fillac, all'altezza di via Capello e alla scuola di Certosa in via Gaza, in quell'occasione potranno eventualmente andare a avere lì una persona che li ascolta e che prende quelle che sono le esigenze. Dopodiché c'è il numero verde 800 177 97 dove possono chiamare dalle 8 del mattino fino alle 21 di sera per fare ulteriori richieste. Poi c'è l'indirizzo email salaemergenzepc@comune.genova.it. Detto questo, comunque noi l'accreditamento lo faremo portone per portone, avremo una persona all'uscita di ogni portone, sono 130 edifici da evacuare quel giorno, quindi avremo una persona fuori da ogni portone che andrà eventualmente a intercettare quelle persone che verranno riscontrate come fragilità, perché avremo l'anagrafe, quindi scopriremo che magari hanno più di 75 anni, oppure sono donne incinte, oppure hanno particolari esigenze motorie, in quel caso lì li intercettiamo fuori dal portone, anziché farli andare nei centri di accoglienza li accompagneremo presso gli alberghi.